sconfitta di Ferrara derivi soprattutto da un calo più che fisico o tecnico, soprattutto psicologico da parte nostra, che non abbiamo praticamente approcciato la gara e si è visto, penso, dal primo minuto di gioco. E quindi forse è anche meglio rientrare subito in campo, visto il bel momento da cui venivamo, e cercare subito di riscattare Ferrara. Sicuramente, come hai detto te, è stato un po' strano, nel senso che Candu era a Roma per i 3 giorni con la nazionale o col progetto Azzurri. E è arrivato un nuovo giocatore, quindi bisogna riassettare alcune cose, soprattutto tattiche, visto che comunque la qualità di Alex penso la conoscono tutti. E quindi sì, sotto un certo punto di vista sicuramente è stata diversa, non so se strana, ma diversa. Non credo sia una scusante, però, rispetto al nostro rendimento in campo, ma è vero, soprattutto da un punto di vista proprio di approccio alla gara rispetto magari a costruzione di gioco, per esempio penso alla difesa, dove non siamo mai entrati in campo. E non penso derivi da una settimana di allenamenti così, credo sia soprattutto, come ho detto prima, una cosa più mentale, ecco. Si affronta ripartendo umili, ricordandoci dopo che 3 mesi fa eravamo, diciamo, nel baratro, ci siamo riscattati a Iesi, da lì è ricominciato, diciamo, il nostro campionato, e si affronta così, ricordandoci un po' da quello che eravamo, quello che possiamo essere e quello che non siamo stati a Ferrara. E Verona sicuramente è una delle squadre al momento penso più ostiche del campionato, perché essendo una squadra abbastanza giovane come noi, sicuramente uscirà alla lunga allenata da uno dei migliori della Lega, sicuramente come Dalmonte, e quindi sarà sicuramente una partita difficile. Poi c'è anche magari l'incognita del derby, magari il fattore emotivo, però sinceramente una partita del genere, l'importanza del genere che ha soprattutto per noi dopo il brutto passo falso di Ferrara non deve esserci. Secondo me siamo arrivati a Ferrara con la testa sbagliata, abbiamo approcciato male dal punto di vista mentale la gara per diversi motivi, tecnici innanzitutto direi, perché non penso che la squadra che conosciamo molto bene, che quest'anno ci ha dato tante soddisfazioni dal punto di vista dell'atteggiamento, si presenta a Ferrara per fare un passo indietro. L'idea è quella che Ferrara sicuramente ci ha messo in difficoltà, concedendoci tanti tiri aperti all'inizio con giocatori che magari loro pensavano facessero un po' meno canestro rispetto magari altri. In realtà la loro tattica, se era una tattica per uno del cielo, ha funzionato, perché ha messo fuori ritmo altri giocatori. Ciò nonostante, dopo un primo tempo decisamente vergognoso dal punto di vista difensivo, direi che erano comunque all'interno della partita dal punto di vista mentale. Il problema era, secondo me, la gestione difensiva, che era abbastanza evidente dal punto di vista del bonus, che non è stato mai raggiunto né nel primo né nel secondo quarto, concedendo magari anche dei canestri facili tante volte, come ha fatto Ferrara tante volte, con Cortese che sfonda un blocco di Bobby Jones, con magari interrompendoci le azioni dove magari abbiamo preso un vantaggio, rompere il ritmo dell'attacco, cosa che non siamo quasi mai riusciti a fare in maniera continuativa nella prima parte. Nel secondo tempo, ti dico, all'inizio secondo me abbiamo avuto anche l'idea e la voglia di tornare all'interno della partita, ti trovi di fronte giocatori importanti che avevano tanta voglia di riscattarsi, e certamente a giocare contro Michael, Ricky Cortese, è tosta perché sanno cosa succede in campo, quando possono ti puniscono tutte le volte, Rush che segna sempre anche da fuori, è una cosa che insomma ha fatto in maniera discontinua quest'anno. Ecco, sulle nostre paure loro hanno un po' preso coraggio, e noi invece sulle nostre paure, ok, ci siamo affossati più del dovuto. Questo non giustifica il fatto che l'ultimo quarto abbiamo smesso di giocare a pallacanestro, abbiamo consegnato la palla a loro ogni volta in attacco facendo stupide palle perse, concedendogli tutti i contropiedi. E figure del genere, dal mio punto di vista, soprattutto che sono qua da tanti anni, ho vissuto a Ferrara tante soddisfazioni dal punto di vista sportivo ovviamente, e non è accettabile. Quindi abbiamo fatto riunione di staff e poi di squadra, abbiamo comunicato, abbiamo condiviso con la squadra questa idea, e certo è stata tosta. La
cosa buona è che vale solo 2 punti in classifica, e l'altra cosa altrettanto buona è che tra 2 giorni, cioè domani, possiamo già riscattare questa brutta partita. Dal nostro punto di vista, certo, dovremmo riscattare questa brutta gara, e quindi mi aspetto che i ragazzi fino al primo secondo mettano in campo tanta solidità, tanta voglia di fare le cose, le esecuzioni, in difesa essere duri, che è un po' quello che ci è mancato a Ferrara, e tornare a passarci la palla in attacco, può essere un buon punto di partenza per stare insieme, okay? Che ci aiuta, ci mette in comunicazione, e in difesa tornare a comunicare, che è una cosa che ci è mancata tanto a Ferrara, poca comunicazione, poca spendere anche falli duri se necessario, per far capire all'avversario che c'è del duro e non trovare delle soluzioni in sottomano, perché Ferrara è una squadra che tira mediamente 30 tiri da 3, se pensiamo ha fatto 15-16 tiri da 3, quindi quasi la metà rispetto al solito, vuol dire che 13, vuol dire che va bene, insomma.